Con noi Pierpaolo Zaccai, questo è il suo angolo abituale del martedì Italia Garantista, sempre grazie a Pierpaolo Zaccai, onorevole Pierpaolo, io lo metto sempre, ma è un consigliere provinciale Pierpaolo Zaccai. La sua storia è un'altra vergognosa pagina di questo paese, alla quale dopo tanto dolore, immagino umano, ha saputo reagire con forza, e quell'esperienza oggi è a disposizione, diventa anche un catalizzatore per tante altre persone. Con noi c'è questa mattina Claudio De Cupis, fratello di Cristian De Cupis, 36enne, Cristian, romano della Garbatella, fermato per oltraggio a pubblico ufficiale, 6 ore viene tenuto nella cameretta della polizia ferroviaria della stazione Termini, poi trasferito al Santo Spirito, poi da lì a Belcolle, a Viterbo, dovrebbe essere dimesso il giorno 12 di novembre, vado a memoria, correggimi se sbaglio, ma lui non uscirà mai da quell'ospedale, morendo nello stesso nosocomio viterbese. Si è parlato di un caso, questo è un caso, io tendo sempre a distinguere nel rispetto di tutte le tragedie, questo è un caso completamente diverso, secondo me, anche per l'impostazione, l'impatto che riesce Claudio a dare a questa vicenda. E ad un certo punto ovviamente il fatto di cronaca viene acquisito dall'immaginario popolare e anche dalla politica, nessuno può più far finta di niente rispetto a questa tragedia che ti riguarda e che riguarda tuo fratello. Il garante dei detenuti, Angelo Maroni, si muovono, conferenze, tutto quanto. A sensazione, hai colto una partecipazione politica assolutamente adeguata rispetto anche al tenore della denuncia della morte di tuo fratello? O la politica è passata così in passerella, di fanfara, da un punto di vista solo mediatico, propagandistico? Sì, politica stretta no. Diciamo che io l'ho identificata come un'istituzione, quella del garante dei detenuti, che è l'unica istituzione pubblica che ci è stata vicino, insomma, che ha denunciato per prima, che ci ha aiutato per quello che poteva fare, insomma. Ha fatto poco? Non so, non vedo quanto di più si poteva fare. Da una parte, vedi, c'è un discorso, diciamo, di compostezza nostra, ma dall'altra c'è un discorso di come il caso è nato ed è andato avanti. Quindi finora, sinceramente, non siamo i tipi di persone che gli piace apparire, fare scandalo. Io pure, mia zia che gli ha fatto un po' da mamma, l'ho dovuta tenere un po' a freno, logicamente, perché sarà ancora più coinvolta di me, si sentirà anche peggio di me. Però finora le indagini sono nate, diciamo, da sole, non per una nostra denuncia, sono andate avanti, anzi, l'ultima novità è di ieri sera, ho parlato con l'avvocato e praticamente il magistrato di Roma ha aperto un altro fascicolo che riguarda solo il discorso su Roma, quindi questo ci ha confortato. Io ti dico sinceramente che eravamo quasi pronti a tirare fuori le foto, che non è una cosa bella, non è una cosa che volevo fare, però è l'unico modo poi per... Le foto del corpo di mio fratello. Finora sono rimaste da una parte, però eravamo arrivati quasi al punto di tirarle fuori per rismuovere le acque, perché poi insomma... Ti ripeto, io non sono un medico, ma chiunque le vede penso che ci abbia poco da eccedire. Sì. E diciamo che probabilmente prenderemo ancora tempo, perché ora c'è stata quest'altra notizia che mi fa ben sperare, perché su Roma insomma c'è da indagare, penso principalmente il discorso di quello che è successo alla stazione Termini, c'è poco di più, perché finora c'erano due inchieste aperte. A Viterbo si stava indagando sull'operato dell'ospedale, e a Roma, diciamo, era ancora vaga. A Roma era stata aperta perché era successo a Roma l'episodio, quindi c'erano due indagini contemporanee. Sempre a sensazione, è più importante il passaggio Roma o il passaggio Viterbo? Qual è il punto di svolta, Paolo? Cosa dici? Secondo me è Roma, Roma, perché questo ragazzo è stato trattenuto 6 ore e poi condotto in ospedale. Allora, i danni quello che sostengono sono stati provocati dei danni chiaramente al corpo di questo ragazzo. Si sostiene la solita favola dell'autolesionismo, entra in campo l'autolesionismo, misteriosamente questi uomini dopo un fermo iniziano a picchiarsi selvaggiamente da soli. Questa storia che si ripete, queste situazioni fotocopia, chissà perché questi uomini successivamente ad un fermo sviluppano comportamenti autolesionisti.
e poi ti accorgi, tramite i rilievi fotografici, tramite un'autopsia seria, che l'autolesionismo è incompatibile con le percosse e con i segni presenti sul corpo. E questo è un altro elemento di riscontro che smonta l'affermazione e la diagnosi di autolesionismo. Quindi questo ragazzo è stato trattenuto 6 ore e poi condotto in ospedale. Che cosa è accaduto in quelle 6 ore? Perché quel ragazzo stava bene e poi è stato condotto in ospedale? Perché poi ha concluso la sua vita in ospedale? Perché un decesso? Non si può restituire un uomo morto alla famiglia, non è possibile questo. Noi dobbiamo evitare che accadano cose di questo genere. E io faccio un invito a mio avviso razionale, ponderato, intelligente: isolare le mere marce, isolarle, sì, certo, per salvare le istituzioni, certo, e per ridare fiducia alla collettività, alla società verso le istituzioni. C'è una buona parte della società che ama le istituzioni, che vuole essere rappresentata dignitosamente, vuole essere difesa dalle istituzioni, ma quando accadono fatti di questo genere, quando poi c'è incertezza, c'è, non si capisce, non si vuol far comprendere, poi si tirano fuori queste favolette dell'autolesionismo. Io Cappuccetto Rosso e Cenerentola me le raccontavano quando ero bambino, ci credevo, oggigiorno non ci credo, non posso crederci. Per cui in questi casi bisogna intervenire isolando le mele marce, restituendo dignità ad una intera categoria e restituendo la sicurezza alla società, alla collettività, di essere rappresentati dalle istituzioni. Mi dai uno spunto, voglio coinvolgerti in questo, sì, tipo di riscontro, perché poi abbiamo paragrazie di tante persone, tra l'altro, che hanno inviato il loro messaggio d'affetto, di solidarietà e di vicinanza alla famiglia De Kubis, nella persona qui rappresentata di Claudio, fratello di Cristian, 36enne morto nell'ospedale di Bercolle. La sua storia è stata ampiamente discretamente pubblicata. Credete nelle istituzioni? Botta secca, sì o no? Perché poi sono quei, dice, ma lei non ha paura che parla di pedofilia, che parla... poi sono le altre cose che rischiano di compromettere la suscettibilità di chi ascolta da un punto di vista istituzionale. 342 4151 406, credete nelle istituzioni, sì o no? Botta secca. Nel senso, nella fredda istantanea del messaggio ovviamente si limita anche quello che sarebbe il piacere nello sviluppare il giudizio stesso. Però sì o no, proprio fate un calcolo anche, soprattutto interiore, no? Razionale, dice, beh, sì o no, poi il sì e il no lo vorrei spiegare. Ma voi credete nelle istituzioni? Avete fiducia di queste istituzioni? Facciamo così, perché poi di istituzioni, magistratura, poi troppe cose. Le forze di polizia, carabinieri, finanza, polizia, siete adeguatamente rappresentati? Avete fiducia di questo corpo, di questo sistema, di questo comparto istituzionale? 342 4151 406, certo che quello che uscirà dalla vostra partecipazione sarà un messaggio soprattutto da ricondividere, e lo faremo, un impegno che mi prendo, proprio con le forze dell'ordine, perché evidentemente in un momento così complicato degenerano sui piani relazionali tanti rapporti. Se degenera in modo irreversibile anche questo, siamo messi peggio di quanto uno possa immaginare. Credete nelle forze dell'ordine o le considerate una forza, una pagina istituzionale anch'essa compromessa, magari degenerata per responsabilità anche indirette o indotte? 342 4151 406, sì o no? A dopo.